Avventure di Masha. Masha e il brutto sogno. Ehi Anna, vuoi ancora un po' di succo? Sì, grazie. Ehi, guardando la nostra tabella, questo venerdì tocca a papà scegliere cosa guardare alla TV e cosa mangiare finché la guardiamo. Ti prego papà, scegli biscotti. No, scegli popcorn, popcorn. Bambine, calma. Ok, ho deciso. Marshmallow con cioccolata calda e Mr. Malvagius. Sì, Mr. Malvagius. Sono Mr. Malvagius ed ora andrò a distruggere tutti. Che divertente. È troppo forte. Che ne dici, Masha? Sì. Bene, buonanotte bambine. Buonanotte mamma. Vieni qui che ti catturo io. No, no, vai via. Meno male che non ho svegliato Anna. 2 settimane dopo. Ehi, forza, venite qua, sta per iniziare Mr. Malvagius. Sì! Eccomi qui, ora manca solo Masha. Volete che vi prepari il popcorn? Ma no, Masha, lascia stare. Dai, siediti qui con noi, altrimenti ti perderai l'episodio. No, no, non c'è problema. Voi tanto iniziate, eh? Ok, come vuoi tu. Masha, tutto bene? C'è qualcosa che non va? Niente, perché? Perché te ne sei andata via proprio all'inizio dell'episodio. Beh, non ho molta voglia. Masha, tu hai qualcosa di strano e non me ne andrò di qui finché non me l'avrai detto. Beh, Mr. Malvagius mi spaventa. Masha, ricordati che se una cosa ti spaventa, è importante che tu lo dica e ne parli. E molto spesso ti accorgerai che in realtà ciò che ti spaventa non è poi così pauroso. Ho sognato che Mr. Malvagius voleva catturarmi e faceva sempre con la risata cattiva. Beh, quello in TV è un attore. In realtà non è così cattivo. Ha un travestimento, come quando tu ti travesti da strega per Halloween. Sai, so che in realtà è un papà dolcissimo. Davvero? Ah, e ricordati che se una cosa in TV ti spaventa, non devi per forza guardarla. Allora andrò in camera mia a fare un disegno. Grazie, mamma. Anna, svegliati! Svegliati! Hai fatto un brutto sogno? Sì, ho sognato Mr. Malvagius. Sai, anch'io ieri ho fatto un incubo su di lui. Anche tu hai paura di lui? Sì, ma la mamma mi ha detto che quando si ha paura di una cosa, bisogna parlarne. E che se un programma alla TV ci fa paura, non dobbiamo guardarlo. Ok. Ah, sai che Mr. Malvagius in realtà è un papà dolce? Davvero? Sì, guarda che cosa ho trovato sul giornale. Bambine, forza che inizia l'episodio di Mr. Malvagius, dove siete? No, grazie, noi non veniamo. Ehi, guarda qui Anna. Io sono Mr. Bonus, il papà perfetto. E queste sono le mie dolci bambine. Ahahahah.